La superficie di fuoco di una stella, un'increspatura bianca e infine l'esplosione. È quanto osservato in diretta dal telescopio spaziale Kepler della NASA, il cacciatore di pianeti che dal 2009 sta scandagliando la regione Cigno-Lira della Via Lattea e che adesso ha immortalato un fenomeno altrettanto straordinario, la morte di una stella. Anzi, di due stelle. Si tratta infatti di due supergiganti rosse, le stelle più grandi dell'universo in termini di volume. La prima si chiama KSN-2011A, è circa 300 volte le dimensioni del nostro Sole ed è distante 700 milioni di anni luce. La sua gemella, KSN-2011D, è ancora più grande e molto più lontana, 500 volte le dimensioni del Sole e circa 1,2 miliardi di anni luce da noi. Le due supergiganti sono esplose in supernove di tipo 2, fenomeno che avviene quando l'interno di una stella termina il combustibile nucleare e collassa per effetto della forza di gravità. L'esplosione dura al massimo 20 minuti e non c'è modo di sapere quando comincerà, cosa che rende l'osservazione diretta di fenomeni simili un evento rarissimo e molto interessante. Gli astronomi chiamano questi episodi shock breakout, esplosioni shock, per indicare la violenta onda d'urto che accompagna la morte di una stella.